Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Parliamo di fase 3 dell'emergenza sanitaria. Ci sarebbe una bozza del DPCM, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Quando sentite DPCM è l'acronimo, cioè sono le iniziali di decreto Presidente Consiglio Ministri. Questo decreto si chiama Golden Power. Decreto legge che cos'è? È un modo di fare le leggi al contrario. Prima diventa esecutiva e poi si vota in Parlamento, a differenza di una legge normale che prima si vota in Parlamento e poi diventa esecutiva. I decreti sono legali, ma ce n'è un assoluto abuso. Tutto va avanti a decreti legge. Sono 21 pagine con relazione illustrativa, 15 articoli. 15 articoli. Dice poco rispetto a quello che siamo abituati. L'ultimo decreto legge rilancio, quasi 1.000 pagine, 260 articoli. Questo già non è niente in confronto alle giuseppinate passate. Ma questa bozza si chiama Golden Power, che mette nero su bianco, è inviata, me la mette su nero bianco Conte, la invia al Consiglio di Stato per un parere. Viene adottato questo su proposta del MEF, del MISE e del MIT, differenti ministeri, quindi ministro dell'Interno, ministro della Difesa, esteri, giustizia. Si tratta alla fine di uno scudo che lo Stato intende mettere a disposizione e mettere su beni e infrastrutture strategiche contro il rischio di scalate estere, acquisizioni di paesi esteri. Quindi le aziende strategiche, cosa sono le aziende strategiche? Sono quelle aziende che sono fondamentali per il proseguo dello Stato democratico, ad esempio, dove possibile, luce, gas, petrolio, industria pesante, industria che produce armamenti, quindi tutte quelle aziende che sono vitali per far vivere uno Stato in autonomia, dove possibile. Ci sono delle aziende, ad esempio, che non è possibile, nel senso che, ad esempio, il petrolio, noi non siamo produttori di petrolio e quindi lo compriamo all'estero, quindi se non ce l'abbiamo non ci si può fare niente, però se noi avessimo una produzione, un'estrazione di petrolio, quella sarebbe, ad esempio, un'azienda strategica da tutelare, ma noi lo compriamo e lo raffiniamo il petrolio. Quindi questo decreto regola appunto settori dell'acqua, salute, energia, accesso e controllo di dati e di informazioni sensibili, il settore finanziario, quello creditizio, quello assicurativo, l'intelligenza artificiale e robotica, infrastrutture e tecnologie aerospaziali non militari, approvvigionamento di fattori produttivi nel settore agroalimentare. Questi sono tutti settori strategici con all'interno aziende ritenute strategiche, sono quelle che poi sono rimaste aperte durante la chiusura dell'Italia, durante quella parola straniera che mi piace poco, durante il lockdown. Ecco, così la Lega dice, ma attenzione, ma questo è incostituzionale, perché la bozza di questo testo sulla Golden Power, che è stata mandata al Consiglio di Stato per un parere, è scritta in evidente violazione della Costituzione, non tenendo conto della norma primaria votata dal Parlamento e che recepiva l'emendamento della Lega sul settore siderurgico ed agroalimentare. Se questa bozza non verrà corretta, siamo di fronte ad una gravissima violazione della sovranità parlamentare, di cui Palazzo Chigi dovrà rispondere, dichiara in una nota Barbara Saltamartini, presidente della Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati. Nel testo di questo decreto viene stravolto un emendamento. Vediamo, ci sono dei problemi con la telecamera, vediamo se funziona. Abbiate pazienza qualche secondo. Ok, sembrerebbe funzionare. Quindi stavamo dicendo che nel testo viene stravolto l'emendamento approvato che prevedeva come strategici i livelli produttivi ed occupazionali del settore siderurgico e di quello agroalimentare.
Una manina ha ritenuto invece di trattare l'agroalimentare e il siderurgico in maniera diversa, eliminando di fatto la strategicità della produzione e dei livelli occupazionali nel settore dell'acciaio in Italia e invece conservandola per il settore dell'agroalimentare. A voler pensar male e trattandosi di questo governo ci si azzecca sempre. Che ci sia qualche favore da rendere ad altri stati europei produttori di acciaio? Si chiede l'esponente della Lega. La Lega assicura non permetterà che il Parlamento venga calpestato in questa maniera illegittima ed arrogante da una maggioranza che, anziché tutelare il nostro sistema industriale e i lavoratori, fa accordi per svendere il nostro patrimonio produttivo. Ma attenzione! Il governo aveva già tentato di fare questo giochino, quello del dire decido io perché tutti gli altri non sono nessuno. E su che cosa? Sul MES, ad esempio. Il MES, il governo voleva prendere un accordo senza passare dal Parlamento. Sapete che il Parlamento è sovrano, chi decide in Italia non è Conte, è il Parlamento, è il Senato. È lì che si dice sì o no a una legge. Quindi, per quanto magari una legge magnifica, e ne dubito, che possa fare Conte, se il Parlamento dice no, né lui, né Mattarella, né i partiti di maggioranza possono fare assolutamente nulla, perché il Parlamento, per quanto si possa immaginare sia sotto il governo, il Parlamento è sopra il governo. Anche in molte università in giro per il mondo si pensa che il rettore dell'università sia il magnifico rettore, sia il vertice dell'università. Sotto un aspetto rappresentativo, sì, di pura rappresentanza, ma poi c'è il consiglio amministrativo, in alcuni casi lo chiamano consiglio tecnico, in alcuni casi consiglio della facoltà, consiglio è quello. Una sorta di parlamentino che decide realmente della facoltà o di un'università. Il rettore poi è quello che si presenta davanti al pubblico per dire abbiamo fatto, ho detto, ho pensato, ma alla fine poi è questo parlamentino. E così anche nella politica italiana è il Parlamento, inteso come le due Camere, Montecitorio e Palazzo Madama, sono quelle che decidono. Perché ci sono due Camere in Italia, proprio i padri costituenti, per evitare derive dittatoriali che possano prendere piede di nuovo in Italia, vedi il ventennio fascista, sono state messe delle garanzie nella Costituzione, la doppia Camera, proprio perché un provvedimento passa prima dalla Camera e poi passa dal Senato e poi torna alla Camera e poi va da Mattarella per la firma e la magistratura che vigila. Quella buona, ecco, tra virgolette. Quindi sono tutte garanzie per un'attuazione democratica della politica. Presidente della Repubblica, magistratura, le due Camere. Questo è stato voluto proprio dai padri costituenti. Quindi è il Parlamento che è sovrano, non è il capo del governo che decide quel cavolo che gli pare e piace, quando e come vuole, quello che sta facendo Conte o quello che ha tentato di fare. E con le minacce di incostituzionalità, poi si è rimangiato tutto. Intanto un commissario del PD ammette che le zone rosse le faceva il governo. Quindi l'assist a Fontana arriva da Sergio Venturi, ex assessore in Emilia. Il rammarico per la mancata chiusura anche di Piacenza. Quindi Sergio Venturi, che è ex assessore alla sanità di Stefano Bonaccini, chiamato subito dopo le elezioni a coprire il ruolo di commissario dell'emergenza coronavirus in Emilia-Romagna, è chiarissimo: le zone rosse le doveva fare il governo. Ma ne sono convinti anche i magistrati che hanno poi sentito Attilio Fontana, il governatore della Lombardia. Ma poi si è fermato tutto, nessuno ha voluto poi sentire il governo del perché non abbia istituito le zone rosse con tutto quello che è successo dopo e i ritardi, quello che hanno provocato. Ma voi sapete, è un governo di sinistra? Sono i buoni? Cioè, volete incriminare i buoni? Ci sono i cattivi,
proviamo coi cattivi, no? Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.